Buongiorno, popolo rossonero, buongiorno, popolo del bandito, buon giovedì 29 di agosto. Io ci provo a fare il bravo, ci provo, però poi quando vedo certe cose passa tutto in secondo piano, perché è logico che passi tutto in secondo piano. Vi prometto che oggi parliamo del mercato, perché sicuramente ci saranno delle cose da discutere, delle evoluzioni e quindi oggi pomeriggio facciamo una bella discussione, facciamo ancora una live, tanto sono ancora bloccato col collo e quindi non riesco ancora a rientrare nella normale attività e quindi c'è tempo eventualmente oggi per fare ancora una live sul mercato, visto che siamo agli sgoccioli. Però vedete, quando poi vedi determinate cose. Io sabato, quando ho visto Inter-Lecce, no? Ho visto un rigore dato con molta sicurezza e mi è subito tornato alla mente un rigore su Giroud molto più plateale da parte di Skriniar. Io penso che lo ricorderete tutti, comunque ci sono i filmati, insomma, in cui Skriniar affossa letteralmente Giroud che non fa assolutamente nulla. Ho visto con che sicurezza è stato dato il rigore a Lecce, ho pensato però qui sono così sicuri. Quando si trattò di non dare il rigore di Skriniar su Giroud furono altrettanto sicuri nel non darlo. Poi ho visto un'altra azione in cui il giocatore del Lecce viene steso in aria da bastoni, ho detto ma sì, ho detto ne stiamo talmente incasinati noi, ero ancora livido dalla rabbia per quello che era successo a Parma e non avevo proprio voglia di occuparmi di loro e sarebbe stato anche un po' ridicolo, no? Che con la situazione nostra, della situazione di Parma in casa Milan, andare a occuparsi di queste cose. Ovviamente sapete che penso che Çalhanoğlu sarà il capocannoniere quest'anno, grazie a tutti i rigori che batterà, ma quella è una mia impressione. Sapete cosa penso di Rocchi, sapete cosa penso della VAR, sapete cosa penso di Gravina, sapete tutto di quello che penso io, no? Però ho cercato di mettere un po' da parte, perché dico, vabbè, siamo talmente incasinati, pensiamo a noi, lasciamoli un po'. E però poi quando fanno ste cose, quando fanno ste cose, quando stentano in questa maniera, quando vogliono proprio sbatterti in faccia, non lo scudetto, ma i rapporti che intrattengono, quanto siano importanti, la deferenza con cui Rocchi si approccia a Marotta. Poi non ho capito una cosa, poi magari mi aiutate e la capiamo insieme. Come mai se c'è da andare a parlare alla VAR di Lissone e ci va Marotta? Come mai se c'è da andare nel ritiro della nazionale e ci va Marotta? Come mai se c'è da andare alla conferenza dell'AIA per le nuove, diciamo, idee della stagione, di quelle menti supreme, sopraffine che albergano l'Associazione Italiana Arbitri, ci troviamo Marotta. Marotta al fianco di Rocchi. Rocchi al fianco di Marotta. Prima un incontro con molta confidenza, con molta vieni a trovarmi, ci vediamo tra un paio di giorni, ci vediamo dopo. Io penso che se penso a quello che è successo nel 2006, mi vengono i brividi. E allora dico, perché ostentare così? Perché ostentare in questa maniera, questi rapporti privilegiati, preferenziali, che oramai sono chiari a tutti, no? All'inizio di un campionato, col designatore dell'anno precedente che ne ha combinate di tutti i colori, che non mandava Orsato ad arbitrare l'Inter perché non piaceva all'Inter, che non manda Chifi ad arbitrare l'Inter perché non piace all'Inter, perché non manda Chifi ad arbitrare il Milan perché il Milan va troppo bene con Chifi. Insomma, con tutte queste situazioni e con tutti i dubbi, no, che sono, insomma, sono
chi non ha dubbi è solo colorato di nero azzurro, no? Lo sappiamo, ormai sappiamo di cosa parliamo. Allora, perché ostentarlo in questa maniera? E poi siamo al ridicolo, siamo alle frasi da presa in giro proprio. Marotta, abbiamo il dovere di educare insieme ai dirigenti alla conoscenza e al rispetto del regolamento. L'Inter con il ref manager, ha detto gli arbitri, ha ottenuto di essere la società con meno cartellini gialli. Lo so che state ridendo, vi vedo che state ridendo dietro al monitor. E allora dico, perché ci volete anche prendere in giro? Perché? Cioè, io credo che uno che pensa che l'Inter ha preso meno cartellini gialli perché i suoi giocatori sono educati al regolamento, e cioè, ragazzi, va bene che è un periodo in cui ci possono prendere in giro su tutto e va tutto bene. È un periodo in cui anche Zuckerberg dichiara certe cose e la gente continua a vivere come se nulla fosse, malgrado quello che Zuckerberg gli ha detto per iscritto addirittura. Non ha, proprio per, gliel'ha messo proprio per iscritto, eh? Lo ha messo proprio per iscritto, però la gente va avanti come se nulla fosse, come se nulla fosse successo, come se nulla fosse accaduto. Va avanti, è tutto normale, va tutto bene così. E quindi se va bene quello, capisco che possa andare bene anche uno che pensa che l'Inter non ha preso, sia la squadra che ha preso meno cartellini gialli perché sono educati al regolamento. Perché, vedete, poi non è di tanti giorni fa Inzaghi che sbracciando, non posso andare più oltre perché ho male al collo, ma voi pensate alle braccia alzate lunghi, altissime, proprio come mani in alto, no? Entra in campo disperato a chiedere il rigore contro il Lecce, a chiedere che si chiuda la partita il 2-0 contro il Lecce, perché sennò soffriamo. Oppure i giocatori che, no, tanto li sappiamo, no, oddio, c'è qualcuno che non ha mai visto i giocatori dell'Inter a cercare l'arbitro, no, perché se c'è qualcuno che ha il coraggio di dirmi che non ha mai visto i giocatori dell'Inter a cercare l'arbitro, non è in buona fede, è in malafede. Non sei in buona fede se dici così, sei in malafede. L'abbiamo visto tutti, domenicalmente, domenica dopo domenica, dopo domenica, dopo domenica. Abbiamo visto Barella prendere un pallone a metà campo, lanciarlo fuori dal terzo anello per protesta e non venire ammonito. E certo che poi sei quello con meno cartellini gialli. Abbiamo visto Barella già ammonito prima di un derby. Una giornata prima di un derby, mandare a fanculo l'arbitro in Mondovisione, lo ha sentito anche mio fratello interista che era in curva nord, e non vedere estratto il secondo giallo, e ci credo che così sei la squadra che ha meno cartellini gialli. Però Marotta, con al fianco Rocchi che annuiva, perché mentre Marotta diceva questo, c'è cioè il filmato, Rocchi faceva così, faccio piano, sempre per il collo, faceva così. Quando Marotta diceva, abbiamo di rispetto del regolamento, il ref manager ha ottenuto che la società, siamo la società con meno cartellini gialli, di fianco c'era Rocchi che faceva così intanto. Poi Rocchi, che giustamente deve ringraziare chi probabilmente gli ha consentito di restare ancora sulla poltrona del designatore dell'arbitro, ben retribuito, molto ben retribuito, e cosa fa? Dice, no, ma come, non lancio un assist al mio fraterno amico qui seduto di fianco a me, mio braccio destro. E allora prende la parola. Zero tolleranza per le proteste, capito? Barella, hai capito? Mkhitaryan, hai capito? Bastoni, hai capito? Calhanoglu, hai capito? Lautaro, hai capito? Thuram, hai capito?
Inzaghi, hai capito? Zero tolleranza per le proteste. Ringrazio Marotta per come lavora l'Inter. Devo andare avanti. Non penso sia serva dire altro.